Allora, sicuramente è una scarpa da gara. Stiamo sui 200 grammi circa. Direi però che non è la... Questo sabato mattina è sicuramente molto incasinato perché sto aspettando che arrivi Andrea per fare come al solito l'unboxing. Unboxing che consisterà nell'aprire due scarpe delle quali Andrea non sa assolutamente nulla e Andrea ci dovrà raccontare quanto pesano, quali sono le prime caratteristiche che gli vengono in mente e se riuscirà a non sbagliare di molto. Gliene regalerò anche una, cosa che gli permetterà nei prossimi giorni di fare un test. So che ho ogni tanto sbaglio l'audio, mi sono preso un altro auricolare per capire se riesco a fare una sorta di backup. Vediamo quando arriva. Nel frattempo ci sono come al solito le due 500 che vogliono fare il campionato monomarca. Più tardi tra l'altro ci sarà pure il campionato italiano e quindi farò il tifo per tutti coloro i quali parteciperanno alla gara. Tra l'altro c'è pure il mio amico Cosimo. Vediamo se Andrea arriva puntuale nei prossimi minuti. Comunque, unboxing. Giubbotto qua dentro, Max. Vai, puoi. Vado? Dimmi te via. Allora, adesso le regole sono sempre le solite. Devi dire quanto pesa la scarpa, quali sono le caratteristiche principali e se ci arrivi abbastanza vicino, una di queste scarpe te le posso anche regalare. Sono due scarpe intanto, almeno. Sono due scarpe. Dai, almeno fin lì. Ma batterai il tuo record nell'apertura? Ho già aperto. No, non è vero. Ma ti ho dato un vero taglierino? Sì, sì, sì. Ma l'hai già aperto? Già aperto. Allora, apro questa qua di Brooks che sono curioso. Cercherò di guardare il colore. No, ma non credo che sia loro. Aspetta che le abbasso perché se no le vedo. Ok. Tiro fuori la prima. Allora, sicuramente è una scarpa da gara. Stiamo sui 200 grammi circa. Direi però che non è la... Non c'è il carbonio. C'è il carbonio, no? Che non c'era il carbonio. A me sembrano molto belle. Allora, è una suola abbastanza strana per Brooks, anche la gomma è abbastanza strana per Brooks, però sai che saprei dirti cos'è, cavolo, perché non lo so, un Hyperion Tempo nuovo, non lo so cosa potrebbe essere. È assolutamente la Hyperion Tempo. Scusami, fuori programma, questa non l'avevamo già testata? No. Il DNA Flash non l'avevamo neanche mai toccato? No, secondo me no, secondo me no. E ti dirò che mi ricorda un po' alla lontana quello di Skechers, l'Hyper Burst. È assolutamente azotato come le Skechers. Un pochino più duro sicuramente, però è interessante perché... Le mescole di Brooks non mi hanno mai fatto impazzire, questa qua invece potrebbe essere morbida e riposante. Poi visto che è una scarpa che stanno usando in molti, è curiosa. Dici che prima o poi riusciremo a fare un test in pista oppure no? Beh, oggi perché pioveva non siamo andati, settimana prossima volendo qualcosa possiamo fare, adesso valutiamo. Tra l'altro lunedì è la Pentecoste, non so se lo sai. Diciamo che ho rimosso bellamente. Non so cosa mi possa cambiare la mia giornata a Pentecoste, anche perché devo andare nello stesso a scuola, quindi... È festa in Belgio, è festa. In Italia no. No, comunque, intersuola interessante, morbida, tomai abbastanza racing e questo battistrada che mi sembra molto grippante. Quindi sono sicuramente da provare,
soffrirò un pochino e arriviamo un attimo in ritardo, però patate, ci metteremo poco a testarle. Va bene, apri anche la seconda scatola che è comunque interessante. Hai visto che sono uscite le nuove Adidas da gara? Oka. E invece questa, vabbè, Oka è nostro, uno dei nostri marchi preferiti. Allora, questa è pesante, pesantina. Ma secondo te sono le Clifton 8? Non sono le Clifton 8 perché sono abbastanza pesanti. Ma le Clifton 8 escono a giugno, no? Mancano pochi giorni, quindi, anzi, siccome il video esce oggi potrei dire che manca poco più di una settimana, quindi vabbè, potrebbero essere loro. No, comunque non sono loro e direi che, vabbè, non è che c'era molto da... Ormai ci mancavano solamente loro e le Bondi, e a sentirle mi sembrano di più le Arai queste, quindi... Assolutamente, ma quanto pesano? Secondo me più di 300 grammi. Pesano più di 300 grammi? Io ho la convinzione che siano 270, ovviamente non posso mai... 270 senza aver toccato, non mi è andato a vedere su internet. Ma no, ovvio. Non ho più forse la sensibilità delle scarpe sopra i 300 grammi. Diciamo che però non mi dà la stessa leggerezza che dà la Clifton, per dire. Ah, vabbè, dai. No, leggera per carità, ma non... Sono abituato alle Clifton che sono ingombranti uguali ma molto più, tra virgolette, leggere, quindi boh. Secondo me nella preparazione della maratona potrebbero comunque aiutarti perché aiutano e danno un controllo antipronazione. Ma guarda, come ho sempre detto, Oka mi piace perché fa queste scarpe anti-infortunio, diciamo. Ti aiutano molto a recuperare, ti aiutano molto a non stancarti e quando sei stanco invece ti supportano abbastanza. Questa è pure una scarpa antipronazione, è da capire come funziona perché... Tra l'altro, Andrea, ci dovrebbe essere scritto il peso, W vuol dire weight. Va bene, dai, queste le proveremo, carine anche da vedere. Non c'è da fare l'aperitivo, però è una bella scarpa. Non le vuoi provare al piede? La provo al piede, sì. È vero, perché in effetti è un pochino abbondante, sì, ma... Aspetta prima di fare una mezza camminata che te la lancio e guarda cosa c'è scritto nella linguetta. No, 43 e un terzo. Sono le tue. Sono le mie. Però non ho indovinato il peso. A livello di calzata cosa ne pensi? Perché comunque noi di solito diamo questa indicazione, almeno all'inizio ci è stato chiesto di aggiungerla. Cosa pensi delle Brooks e cosa pensi delle... Numero di solito, stesso numero americano, ripetiamo sempre, e quindi per tutte e due va bene 9,5 per me, quindi perfette. Sono tra virgolette comode, un pochino più larghe, ma in generale la pianta sulla Rai, cosa che secondo me può andare solamente bene, perché tanti si lamentano delle piante strette. Secondo me è molto comoda, è una scarpa da lento, quindi perfetta così. La Brooks invece 9,5 anche lei, per me è perfetto, e la tomaia è molto, molto leggera, ma che fa calzino, quindi no, non male. E quando faremo il test delle due scarpe? Il test? 15 giorni, 3 settimane? 15 giorni, dai, 15 giorni, tanto alla fine... Sabato prossimo ci rivediamo, riscambiamo le scarpe e ripartiamo. Quindi sì, 2 settimane massimo abbiamo finito tutto. E invece Andrea, cosa ne pensi delle mie cuffiette che ho appena preso? Ti piace il colore? No, infatti stavo pensando che se fossero davvero tue sarebbe preoccupante. È un colore rosa carne che è proprio... che ti è andato perfettamente per tua figlia. Sono sicuramente comode, bisogna... Non sono mai riuscito a testarle veramente su correndo perché ho paura di perderle per strada, quindi non sono ancora riuscito a sfruttarle per il loro utilizzo vero. Va bene, grazie Andrea, non riusciamo oggi a correre, però sappiamo che c'è la gara del passatore, più tardi la guarderemo. Ti faccio comunque i miei in bocca al lupo per la gara di domani, vabbè, ci vediamo alla prossima. Beh, in bocca al lupo anche a te per Paratico, speriamo di divertirci tutte e due, di fare una buona gara e di raggiungere quello che ci siamo prefissati.
e come al solito keep running, stay strong e ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.